Ilari Blasi. Ilari Blasi rientra in campo. Francesco Totti non c'entra niente, o in parte. Vista allo stadio, ma per chi? Ilari Blasi continua la sua vita da single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Ora il capitano non ha più problemi a mostrarsi consapevolmente con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Nel giro di una settimana sono apparsi prima felici e complici in una foto del compleanno dell'uomo, poi lo stesso pupone l'ha taggata in una story su Instagram. La loro relazione è ormai più che ufficiale che sia finita, la storia della Blasi è ormai una pagina purtroppo da archiviare. Le immagini di loro insieme rimarranno per sempre impresse nell'immaginazione di coloro che li hanno seguiti e amati per oltre due decenni. Dalla sei unica all'addio spettacolare all'Olimpico di Roma, l'intero stadio li ha seguiti e li ha accompagnati all'uscita. L'uscita di uno dei simboli indiscussi della Roma. Oggi Ilari è stata vista a guardare un'altra in una partita importantissima. Ecco chi sono e come sono stati catturati. Ilari Blasi e la partita di pallone per sostenere un uomo molto importante nel calcio, anche se i paparazzi hanno lavorato sodo per afferrare la prima foto di un uomo diverso da Francesco Totti al fianco di Ilari Blasi e Francesco Totti, ma al momento si devono accontentare di tutt'altro. La donna ha continuato ad apparire in pubblico da sola o con i suoi amici? L'ultimo è stato lo scoop su Chi, dove era protagonista di uno spiacevole episodio che la vedeva alle perse con una multa a causa di un parcheggio non troppo regolare. Un altro modo di vederla, e che mai eviterà di farlo davanti ai suoi fan, è di passare davanti alle fotocamere con i suoi tre figli. Essendo i ragazzi minorenni, ancora in tenera età, hanno ancora bisogno del sostegno e dei consigli materni che lei prontamente distribuisce dal più piccolo alla più grande, Isabelle, Christian e Chanel. Il gioco del calcio sempre in primo piano, la conduttrice di Canale 5 è stata pizzicata allo stadio ieri pomeriggio. Come dicevamo, non per Francesco, ma per il giovanissimo Totti, il suo primo figlio, Christian. Il giovane calciatore rampante sembrava molto propenso a seguire le orme del padre e ad irrompere nel mondo del calcio. Sua madre lo ha seguito, documentando la vista dello stadio direttamente sul suo profilo Instagram, una visuale sul campo a fare il tifo per il proprio figlio. Una dimostrazione di affetto, una delle tante, come qualche giorno fa erano stati visti fare shopping insieme per le strade di Roma. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!